Primo atto del Gran Fondo Master Tour è stata la prima edizione della FIM Roller Ski Cup, con partenza da Zano ed arrivo alla stazione intermedia dell'Alpe del Cermis, proprio dove arriva il Tour de Ski invernale. Un evento valido sia come prova del circuito Guide World Classic Tour, sia come prova di campionato italiano. Duele distanze, per gli elite 50 km, per i giovani una 20 km. Ad aggiudicarsi la competizione per eccellenza è stato il russo Ilya Chernozov, con i norvegesi Morten Eide Pedersen e Sjur Røthe, rispettivamente seconda e terza piazza, al termine di una vincente battaglia sportiva. Poco male per Pedersen, che trionfa nel Guide World Classic Tour. Ottavo l'alteatesino Dietmar Nöckler, ma con meno di un minuto di distacco dal primo. Tra le donne è stato un altro nome forte ad aggiudicarsi la contesa. Si tratta della polacca Justyna Kowalczyk, per quattro volte prima sull'erta del Cermis nel Tour de Ski con gli sci da fondo, davanti alla norvegese Astrid Øyresland e alla svedese Maria Grøfnings. La norvegese Kari Vikagen-Gjetnes intasca invece 6.000 euro, così come Pedersen, trionfando nel Guide World Classic Tour. Sesta la nostra Lucia Scardoni. Il campionato italiano assoluto ha visto primeggiare l'alfiere del Team Futura Jacopo Giardina, con Simone Ripamonti e Alberto Dallavia, pure lui del Team Futura, in seconda e terza posizione assoluta, mentre al femminile si è imposta Paola Bell. La Popular Long Distance ha esaltato la ceca Lada Lankova e Matteo Betta davanti a Christian Lorenzi e all'estone Aimer Pensalu, mentre la Short Distance ha infine visto salire sul gradino più alto del podio Veronica Giammoena su Katarina Soderstrom, con Francesco Benetti più veloce di Alessandro Mosconi e di Eddie Mortagni al maschile. Per quanto riguarda le gare di categoria, vittoria per Paola Beri del Valsassina nella D2, per Jacopo Giardina del Team Futura nella A1, di Reinhard Karlgruber del Team Futura nella A2, di Guido Masiero dello Sci Club Montebelluna nella A3, di Silvano Berlanda del Team Futura nella A4. Prologo della FIM Roller Ski Cup, il giorno precedente è stata una prova di Coppa Italia della specialità sprint su un percorso di 200 metri all'Istituto Aziano di Fiemme. Batterie e poi fasi finali hanno contraddistinto il pomeriggio fiemmese, una sfida tecnica libera tutta da vivere, con semifinali e finali spettacolari ed avvincenti, decise solamente all'ultima falcata. I più bravi e veloci sono stati il quasi 38enne Alessio Berlanda, azzurro del Team Futura, e la bellunese appena 17enne Alba Mortagna, neo iridata junior, la quale ultimamente sembra aver detronizzato le gemelle trevigiane Anna Elisa Bolzan. La 14ª edizione del Gran Fondo Master Tour proseguirà con i prossimi due appuntamenti di Skirol, ovvero sul Monte Bondone domenica 15 ottobre e tra Aldeno Garniga Terme domenica 29 ottobre con la Tre Comuni Roll.